un leone si sveglia e sa che dovrà correre più delle gazzelle. Ogni giorno un gazzelle si sveglia e sa che dovrà correre più del leone. Non importa che tu sia leone o gazzelle, l'importante è che tu corra da Cattelan. Signore e signori, accogliamo nel nostro studio con uno dei suoi mille mezzi a disposizione. Oh, mamma mia, sempre. Ecco, bravo! Non ti fermare alle guardiole! Conosco la strada, sta per fare il suo ingresso nel nostro studio. Fate un grandissimo applauso a Gazzelle! Punta, dove parcheggiamo? Qua. Andiamo qua? Sì. Lì. Olè. Ok. Signore e signori, Gazzelle! Ah. Tutto a posto? Sì. Parcheggiato, sì, sì. Lì? Parcheggiato. C'era un po' di traffico. Lasciamoli, ma ci vai anche via poi? Perché non so se qui, sai che devi fargli la foto quando lo lasci? Non so se qui lo considerano parcheggio. Ah, non lo so, ma io lo terrei perché magari dopo. Magari poi ci vai. Può essere utile, sì. Ma com'è nata questa cosa dei mezzi di trasporto strani per i tuoi ingressi, i tuoi arrivi nei posti? Bah, fondamentalmente mi piace fare cose a caso anche. Ah. Dammi un pugnetto. Sei nel posto giusto. Sei nel e posto poi giusto. Così, vabbè, a Sanremo. Una volta sono arrivato col motorino. Sì? E una volta con la Panda. Ma era una cosa programmata o io mi ricordo qualche anno fa c'era questa cosa che non si è mai capito se fosse vera o una gag di Ibra che arriva in moto perché era rimasto bloccato nel traffico. Hai avuto un problema e l'hai risolto così o... No, io, cioè, mancava poco, ho detto voglio andare col motorino. Sì, e i tuoi discografici hanno detto Gazzelle sei pazzo, Sanremo questo, non possiamo... Ho detto voglio andare col motorino e hanno trovato un motorino. E sono andato col motorino, mi volevo sentire un po' più a casa, capito? Perché Roma, motorino. Roma, motorino. Anche sì. Motorino. Sì, è il modo migliore per... Piedi, la... motorino, ma sì, tutto. Sì, tu mi sembri uno, dicevamo prima, è la prima volta che vieni qui ospite. Mi hai dato sempre l'idea di essere uno piuttosto introverso, tutto sommato. Cioè, possibilmente uno che sta nel suo, fa le sue canzoni, si fa gli affari suoi. Sanremo è l'esatto... O poi è un incubo forse per una persona introversa sì. Andare a Sanremo, no? Perché ti obbliga ad essere esposto. Com'è andata? Sì, è tipo terapia d'urto. Sì. Infatti ho detto, visto che non... Cioè, pure questa cosa che sono introverso, no? Che sono troppo... Cioè, comunque ho detto basta, adesso voglio un attimo uscire allo scoperto. Volevo farmi vedere anche in un contesto magari non troppo comfort per me. Certo. Fare qualcosa di sorprendente per me, anche per insomma sfuggire alla noia della vita. E com'è andata? Beh, direi che per sfuggire alla noia della vita è la soluzione migliore. Com'è andata? Hai avuto dei momenti in cui hai detto chi me l'ha fatto fare o l'hai affrontato con... Beh, guarda, ci sono stati tanti momenti in cui ho detto chi me l'ha fatto fare. Però poi mi sono risposto che in effetti sono stato io. Certo, è come il motorino, chi me l'ha fatto fare? Io? Beh, sì. Non potevo prendermela con... È incredibile questa cosa dello stacchetto. Sì, no, sono allenati, sì. È bellissimo, cioè vorrei averlo... Li affitto io, ad ore, se hai bisogno, okay. se devi avere delle conversazioni brillanti con qualcuno. È stupendo. Quindi così ho detto... Cioè, ci sono stati momenti in cui... Appunto, ho pensato queste cose, però poi il ritmo era così alto che alla fine non hai troppi momenti per ripensarci. Sì. Hai proprio pochi momenti per pensare in generale, no? Sei molto, è molto un frullatore, cioè, che io pensavo fosse un luogo comune, invece... È vero, invece... È vero, però devo dire che alla fine è stata un'esperienza a tratti veramente magica. Anche per un introverso come me. Lo rifaresti adesso che è finito? Ora, cioè tipo domani? L'anno prossimo. Non lo so, non credo forse. Ma non perché... No, certo! Solo perché l'ho appena fatto. Le terapie poi vanno fatte, poi bisogna riposarsi, poi piuttosto si rifanno un'altra volta. Come se fai un viaggio, vai a Bali, poi l'anno prossimo non è che torni cambi a Bali, posto, certo, vai da un'altra parte. Non è che torni sempre lì. Marco Mengoni è tuo grande amico, no? Sì, Marco. Ti ha dato qualche... Visto che lui l'ha fatto varie volte, era anche lì a presentarlo quest'anno. Sì. Beh, Marco infatti poi mi ha presentato, si è messo gli occhiali da sole, ma
quando, ecco, quella cosa è stata importante per me, cioè la prima sera che era il mio primo debutto proprio ufficiale a Sanremo, quindi avevo anche un po' d'ansia, un po' di emozioni contrastanti. Quando sono salito sul palco e ho visto lui e ci siamo abbracciati, in quell'abbraccio io ho ritrovato tanta pace. Un po' di tranquillità. Sì, e poi quando si è messo gli occhiali da sole mentre mi presentavo ho detto vabbè dai, alla fine cioè stiamo a casa. Cioè, siamo comunque fra amici, c'è una zona esatto, in cui siamo tra amici. Adesso poi spero di non averti aggiunto pressione anch'io, ma noi qua abbiamo fatto lo Sbanca Sanremo e ti abbiamo dato come uno dei tre vincitori. Eh sì, ho visto, che avete portato bene comunque. Vabbè, dai. Undicesimo. Vabbè. Alla fine... Undicesimo, se ci pensi bene, sono due volte il numero uno, quindi no? Sì, sì, no, va bene. Io una volta, pensa, sono arrivato terzo a un torneo di biliardino. Mm. Però eravamo... Dimmi di più. Eravamo tre. Tre squadre. Tre squadre. Sono arrivato terzo sul podio. Giocavi da solo o a coppie? No, a coppie. Erano gli anni in cui giocavo forte. Adesso sei un po' fuori condizione? Sì, adesso. Qualche infortunio? Mi sono rotto la caviglia. No, infatti non si riesce più a giocare come un tempo. Sono passati di qua un po' di tempo fa i ragazzi della sede raccontavano come una delle cose che hanno notato di Sanremo è come per i cantanti che non sono esattamente mainstream di nascita, è comunque un modo di conoscere un nuovo pubblico, di allargarsi a un nuovo pubblico. Tu hai avuto questa sensazione? Anche tu vieni da una scena un po' più indie, hai nuovi fan, ti piacciono i tuoi nuovi fan? Cioè, no, sto elaborando la domanda. Tante informazioni. Però, guarda, cioè io sono, esatto, come hai detto tu, vengo da un contesto un po' diverso dove tutti i fan che ho... li ho conquistati, no? Mm-hmm. Step by step, concerto dopo concerto, canzone dopo canzone, no? E piano piano negli anni si è creato una sorta di popolo molto fedele e a cui io sono molto, anch'io a mia volta, fedele. E ovviamente Sanremo, cioè mentre ero lì proprio ho visto cose diverse, cioè in senso... diverse. Beh, in senso ci sono dei... C'è il mondo. Ci sta il mondo, ci sono... I fan, cioè non i tuoi fan, i fan. Sì. I fan di tutto. E ti è mai capitata la situazione molto sanremese? Oh, facciamoci una foto, ma chi sei? Beh, sì, è successo. No? Capita, no? Ma non solo, è successo di peggio. Cioè, una certa... è arrivato un signore con un microfono che sembrava, che ne so, di qualche telegiornale. Sì. Era mimetizzato bene, no? Però era un signore comunque strano. E io stavo col mio amico, il mio assistente che mi accompagna sempre, e questo signore è arrivato diretto, è andato da lui e ha provato a intervistarlo. Gazzelle, allora dici di qua, io ero lì. E lui ha tenuto la parte? Lui è andato, si è imbarazzato e se n'è andato, io ho detto ma no, dovevi farla. Vero? Sì. Comunque sì, succedono cose assurde perché c'è tanta gente che vuole farti la foto, no? Però sì, ho sentito, esatto, proprio quello che hai detto, cioè ti fanno la foto e poi chiedono all'altro amico che fa ma chi era? È un album di figurine che sì, devono mi sono sentito un po' una figurina. Sì, 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 che devono completare. Hai fatto una bellissima cover insieme a Fulminacci di Notte prima degli esami di Antonello Venditti. L'hai sentito dopo? Vi siete sì, parlati? Mi ha chiamato. Poco, lui? Sì, sì, oh, wow. Poco dopo, infatti... Stavo lì che, insomma, avevo appena cantato. Poi, vabbè, poi dopo, se vuoi, ti racconto quello che è successo prima di cantarla, invece che, sì, che è un'altra storia. Però subito dopo mi squilla il telefono ed era Antonello Venditti. E quindi ho detto... Avevi già il numero o era numero... Sì, perché tipo due giorni prima mi aveva mandato su WhatsApp un vocale dove mi faceva un in bocca al lupo, mm-hmm, insomma, ci incoraggiava. Però non l'avevo mai sentito al telefono. Quindi mi chiama, sul momento penso... Che faccio? Cioè, magari non gli è piaciuta. No. Rispondo, non rischio che vuole. Sì. Magari mi voleva criticare. Invece rispondo e ci ho fatto un sacco, ho messo in viva voce, che c'era pure Fulminacci vicino a me, e ci ho fatto un sacco di complimenti, ma complimenti veri, intensi, cioè mi ha fatto anche emozionare perché mi ha detto delle cose profonde, tipo grazie a te ho capito la canzone che ho scritto, tipo una cosa del genere. Mi ha detto, sei riuscito a comprendere veramente la canzone e mi hai fatto capire che la canzone è anche più importante di chi la canta, no? E io ho detto, vabbè, questa canzone è un inno. Poi vabbè, era un po'... Non bellissimo sapevo bene come rispondere. Esatto, sì, perché sì, poi voglio dire, al di là dei complimenti, proprio il fatto che stavo al telefono con lui, per me era una cosa comunque surreale. E l'altra?
L'altra, quella prima? L'altra storia, sì. L'altra storia un po' più struggente, forse. Cioè, dipende da come la... Cioè, praticamente, vabbè, te la faccio breve. Sì. Mancavano 15-20 minuti all'esibizione. Eravamo lì dietro, no? In questa zona che si chiama Red Room, dove ti mandano poco prima di cantare, sei dietro al palco, ci sono un sacco di addetti ai lavori, ti microfonano, c'è qualche altro artista, eccetera. Insomma, c'è un clima molto di agitazione. E tu stai là e dopo poco tocca a te. Io ero tranquillo, no? In senso, venivo da 5 giorni dove avevo gestito bene tutte le mie emozioni, non avevo troppa ansia. Però non so che è successo, in quel momento, tipo, mi sento morire. Cioè, tipo attacco di panico? Non lo so che è successo, tipo, ho pensato... Calo di zuccheri? Esatto, perché... Non avevi messo la canottiera, cos'era successo? No. Non lo so, dov'è? Non c'era lo... Lo stacchetto, non era una bacia. Sì, vabbè, no, l'hanno fatto. Ho fatto uno stacchetto intermedio, perché... Era perché era mezza mezza, sì, non era. No, perché sennò... E comunque, quindi... No, allora penso, è un attacco di panico, perché comunque in passato, insomma, qualcuno l'ho avuto, sì? Mi ricordo, però non avevo ansia al cuore a mille, no? Ero solo... mi sentivo svenire, allora penso, è un calo di... Zuccheri. Di zucchero, di stanchezza, dopo 5 giorni con questi ritmi, no? Solo che inizia a prendere male, perché penso... Non posso morire ora. No, cioè. Certo. No. Sarebbe sconveniente. E quindi vado un po' nel pallone, solo che non ero in una situazione confortevole, appunto, dove puoi gestire bene un calo di pressione che magari ti sdraia. Cioè, c'era un ritmo tutto, cioè, tutta gente a 2000 così, quelli mi dicevano, oh, tocca a te, eh. Quindi il mio manager, che vedo comunque il terrore nei suoi occhi... Sì, aveva capito la situazione. Aveva capito un po' la situazione. Allora mi dà dell'acqua con lo zucchero. Sì? Io mi metto là vicino a una scaletta e bevo quest'acqua con lo zucchero, ma non mi fa effetto, perché comunque non ci mette così poco, credo. E quindi inizio a pensare... Nel frattempo c'era Fulminacci, che sì, era lì pure lui, che... Pure lui terrorizzato, già di suo era terrorizzato per la sua ansia. Poi vede, sì, che io stavo andando... E diventa un moltiplicatore. No, una cosa, sì, una situazione orrenda. E quindi penso, no, a una certa... Cioè, guardo il mio manager e gli faccio no. No cosa? No. No, lui... andiamo a casa. E lui mi fa dire cosa? Esatto. E gli faccio no, non... molla tutto, me ne vado, sto morendo. Colpo di scena incredibile. Sto morendo. E invece... Lui mi ha guardato, cioè, senza dirmi niente, però facendomi capire che non si poteva fare. Cioè, io nella mia testa pensavo, vabbè, dai, mo faccio a cambio, che ne so, con Loredana Bertè. Sì. Però non era così facile. Quindi alla fine vado sul palco, sì, ma mentre entro sul palco penso solo non svenire. Non svenire. Cioè, quindi quello che noi abbiamo visto in televisione, mentre tu cantavi notte prima, sì, sì, in realtà nella tua testa c'era solo non svenire. Vai avanti. Non svenire. Così, non svenire. Lì, per fortuna, credo una sorta di pilota automatico mi abbia aiutato, perché poi, per fortuna, cantando mi è arrivata un po' di adrenalina che, sì, forse ha riequilibrato il mio calo. Magari sì, la botte. Magari era e alla fine l'ho portata a casa, però... Sarà, cioè... mica quella cervicale di cui parlavi da Mara Venier. Quello è un altro problema. È un'altra roba del cuscino, che magari quella erano giorni che dormivi col cuscino brutto. Beh, comunque era 5 giorni che dormivo su un cuscino che, guarda, chiamarlo cuscino... È fargli un favore. Sì. È fargli un favore. Sono molto arrabbiato per questa cosa. Noi ti abbiamo portato... È tipo il tuo è tipo questo? Non dovevi. Com'è? No, figurati. Guarda. Anche perché oggi in redazione è partita sulla cosa del cuscino, che sembra che uno dice così, no, ma è un argomento serissimo, è partito un dibattito su come deve essere il cuscino. Questo, chi dorme con... te lo dico subito. Fa schifo? Fa schifo. Arca miseria. Cioè, è un po' alto per i miei gusti. Troppo alto. E poi non è memory. Ah no, certo, non è memory, non rimane il profilo di gazzelle. Esatto. Sì, no, certo. Però apprezzo comunque. Abbiamo discusso a lungo sul cuscino, abbiamo trovato anche una serie di caratteristiche... comuni. Sì, no, caratteriali diverse in base a come dormi col cuscino. Ah, certo. Tu come dormi col cuscino? Allora, io dormo, vabbè, cuscino basso. Sì. Memory. È alto tipo così. Sì. Quindi dormo a pancia in sotto, testa così da un lato, mani sotto al cuscino. Ah certo, perché sennò il mostro della notte te le mangia. Esatto. Giusto? Quindi mani sotto al cuscino. Sotto al cuscino. Tu dovresti essere un cuscino solo? Uno solo. Allora, perché chi dorme con un cuscino, questo è interessante anche per voi, chi dorme con un cuscino è una persona fiduciosa. Chi dorme senza cuscino è una persona spartana. Da 2 a 3 cuscini, persone divertenti.
Da 4 a 5 persone ansiose. Beh, 4 a 5 sei pazzo. No, sei pazzo, vero? Cioè, dormi seduto. Sì, praticamente. No, io dormo pancia in giù anch'io. Io dormo come se fossi appena precipitato dal cielo. Così, con la faccia di lato, ma io tengo il cuscino sopra la testa. Wow. Quindi sono... Allora, intanto è un cuscino, quindi sono fiducioso, ma evidentemente non troppo, perché ho paura che qualcuno mi dia una bastonata di notte, sì, credo. Me lo tengo sopra così. Vabbè, comunque, è pur sempre un regalo, Gazzelle. Noi l'abbiamo fatto. Adesso te lo devi portare a casa. Ti ringraziamo per essere stato con noi. È stato un grandissimo piacere averti qui. In realtà non va a casa, perché suonerà qui questa sera davanti a tutti voi e per tutti voi a casa. Intanto fate un grande applauso a Gazzelle! Dai via con me, allora questo lo tengo io. Alla prossima! Vado, Che è fra 20 minuti, ci vediamo fra una ventina di minuti. Okay. Ciao!